Con l'emergenza del coronavirus le abitudini delle persone italiane sono cambiate e le videocamere per noi non è una novità perché come per voi sono le telefonate, per noi sono le videocamate. Mi chiamo Ilaria e questo è il mio segno nome. Sono una persona sorda, sono nata sorda profonda dalla nascita, da mamma udente e da papà sordo. Sono cresciuta quindi con due lingue, con l'italiano e con la lingua dei segni. Ci troviamo davanti a un'emergenza in cui non eravamo preparati. Questo perché l'obbligo della mascherina da parte della Regione Lombardia è stata una principale barriera per le persone sorde, perché si sono trovate proprio in difficoltà con la comunicazione, nei rapporti interpersonali, ma soprattutto anche con la comprensione, perché la mascherina ti va a nascondere la lettura labiale e per la maggior parte delle persone sorde si ha proprio bisogno di capire attraverso i movimenti delle labbra il parlato. Questa ha cambiato scatola. Questa ha cambiato scatola. Sono 35,60. 35,60. La vita mia come persona sorda è cambiata tantissimo. Non mi sento più autonoma, indipendente nelle commissioni, nelle piccole cose di tutti i giorni. Ci sono persone sorde che sono ammalate di coronavirus e purtroppo anche persone sorde che sono morte, soprattutto nella provincia di Bergamo. Queste persone hanno raccontato proprio le difficoltà che hanno dovuto subire all'interno degli ospedali. Quando sono usciti anche i numeri di emergenza, i numeri da chiamare da casa, il sentimento comune te lo posso paragonare come a lettere dimenticate. Chiamare un numero d'emergenza per noi è praticamente impossibile. Inizia la fase 2. Stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato. L'interprete che traduce il conte è Susanna, una carissima amica. Il servizio interpretariato è molto utile. C'è ancora molto da lavorare perché la finestrella è piccolissima e ci vuole proprio la lente di ingrandimento. Sui social vediamo tantissime belle iniziative di mascherine trasparenti. È bellissimo vedere un sorriso in un momento difficile come questo, però uno si appannano. Due, non sono del materiale adeguato, non sono certificate, questa è la cosa più importante. Sarebbe un peccato se non rientrassi in ufficio allo stesso tempo dei miei colleghi. La paura più grande è di non riuscire a gestire questa emergenza nel caso mi dovesse succedere qualcosa.